Buonasera, dunque questo è Kitchen, è il programma praticamente che ha tolto ogni tipo di valore e di peso a Vilma De Angeli. Questo è un programma di cucina, è un programma di ricette che alle 10:30 viene in onda in modo tale che poi voi la mattina, cioè domani mattina, la mattina successiva, possiate fare la spesa per fare la ricetta, che oggi è il couscous. Kitchen, cominciamo? C'è Daniele Groff, ospite, applaudite a casa vostra, dai. Voi dovreste applaudire a casa adesso, perché di solito ci sono. Di solito ci sono gli applausi all'inizio di un programma. Qua no, perché in cucina. Mi hai sentito gli applausi in cucina tu, no? Allora applaudite voi a casa, dai. Ciao Daniele. Non fare ciao bello che sennò sembriamo due frattori in cucina. Come va? Tutto a posto. Daniele Groff, diciamo, è il cuoco di oggi, cioè lui è praticamente la persona che farà la ricetta, è quello che vi insegnerà, perché nella vita è molto più importante cucinare che lavare i piatti, e se non fai l'uno fai l'altro, questa ormai è una considerazione alla quale siamo arrivati. E tu sei uno che cucina Io sostanzialmente? cucino poco o tanto? per necessità Sì? Perché? è perché bisogna mangiare. Certo, questo è interessante come approccio, diciamo, alla cucina. E oggi farai il couscous. Oggi farò il couscous e non solo. Ok, ma? Avremo tante altre cose, avremo zucchine. Che però c'entrano col couscous, perché sennò cioè, nel couscous c'è la Avremo. zucchina. Mao! Ciao Sì. Mao, salve, come stai? Ehi, C'è nel ciao. couscous la zucchina, lui è anche un consulente, diciamo, non È solo. Ma importante. guarda, nel couscous c'è soprattutto, cioè Certo. comunque ci sono tante verdure, tu puoi mettere le verdure che vuoi. Per cui la La zucchina zucchina, ci sta, la ecco. melanzana, il peperone, ma soprattutto nel couscous c'è il couscous. Vai. Ok, se lo vuoi rifare? Vabbè. Senti, quindi comincia pure, diciamo, la ricetta è quella del couscous, io non so farla però, Però ti sei buttato in questa cosa. E la io gente a casa deve imparare, nel senso che alla fine di questa puntata lo scopo qual è? È quello che chi è a casa. imparerà a fare il couscous. Esatto, cioè deve essere in grado di rifarla poi questa cosa. Con vicino, Eh? però ci mettiamo tutte queste verdure, Certo. capito? Ah, giusto, perché questo è il couscous e le Questo è il verdure. couscous, No, sta perché da nella mia solo. testa, io quando ordino al ristorante il couscous ed è l'unico posto dove l'ho mangiato, c'è tutto insieme Ah, tutto sostanzialmente. assieme. Per cui, vabbè, cominciamo con le verdure. Io te le lavo, tu le affetti, diciamo. Però voglio fare prima Beh, un soffrittino il tipo. soffritto, Quindi certo. Questa è la cipolla. partiamo Ci abbiamo tutto. dalla cipolla. Vai. Allora, io vado. Gli ingredienti del couscous mi sembra. Io comincio a dirli. Allora, mi sembra di capire che ci vuole soffritto di cipolla mentre lui lo fa. Il Cioè, soffritto di però cipolla. soffritto leggero, così. Certo, però soffritto. Quindi una cipolla, voi la tagliate e fate il soffritto. Poi ci mettete dentro delle verdure. Adesso io vi dico che cosa c'è qua, che mi sembra come approccio il più giusto, no? Allora, ci metteremo. Perché non si butta via niente nella cucina, quindi la melanzana, la La zucchina, il zucchina e il peperone. peperone giallo che è quello dolce e la carota. Cioè noi ci mettiamo tutto questo insieme e si fa questo come lo chiamiamo? Questo Ma fricandò, diciamo, di perché verdure. prima volevo fare tipo cuocere le verdure da sole. Certo. E poi il couscous a parte. E poi, Sì, se quindi uno fai un vuole. fricandò di verdure e poi il couscous, che si Esatto. cuoce nell'acqua sostanzialmente, questo mi sembra di poterlo dire con un po' di certezze. Ecco, bene. Vai, quindi questo è facile, Comunque, non è difficile tutto come. questo è un grande bluff perché di Perché? fatto io ho imparato praticamente questa settimana a fare Cioè questa tu, sapendo che ricetta. dovevi venire a fare questa ricetta, ti sei fatto Chiaramente. insegnare come si fa il couscous. Chi te l'ha No. insegnato? Me l'ha insegnato una ragazza. Ok, che è anche un bel modo per. È un filone, certo. Ma è normale, Andrea, il couscous è una di È un quelle cose classico, che questo può impari quando fai bastare. l'Erasmus, tipo, no? Cioè vai a studiare all'estero, Sì. allora devi arrangiarti a Lui, tu vivere. sei stato Ti all'estero insegnano. abbastanza, no? Io sono stato un po' all'estero, sì, con la Sì, mia in musica. Inghilterra, Sono tipo. stato in Inghilterra, che ho fatto un bellissimo viaggio con la motocicletta. Però continua perché sennò Se quando no, non mangiamo finiamo tutto. più. Certo. È due E per bisogna, guarda, in due. questo programma bisogna saper fare due cose, cioè parlare e contemporaneamente cucinare. Che mi rendo conto che
Secondo me va bene così la cipolla. Però faccio anche un po' di carota. Ah, subito così? Sì, tipo subito. Te la lavo, scusa, permettimi. Io sono l'igienista del gruppo. Facciamo una cosa, mettiamo un video, intanto noi cominciamo con la ricetta e poi parleremo anche del viaggio, perché portava. Anche la ricetta in un certo senso è una sorta di viaggio, capirete, no? Cioè uno comincia ed è come fare i bagagli, prendere gli ingredienti e questo è il momento in cui ci troviamo. Per cui quello che succederà in giro di poco non ne ho idea. Aspetta, c'è un video. Cos'è? They Might Be Giant, che è il video che vi faccio. Qual è? Non so. Vabbè, video. Uè, erano i Might Be Giant questi che... Erano loro. Che non li avevo riconosciuti. Cioè, nel senso che quando lo vedi è tutta un'altra cosa. È un po' come adesso, stiamo preparando il couscous e vederci lavorare adesso su... So che qualcuno di voi, insomma... Posso avere dei dubbi, però alla fine vedrete, tutto è come un viaggio appunto, stiamo facendo i bagagli. Gli ingredienti del couscous vegetariano quali sono? Vai. Gli ingredienti del viaggio. Couscous. Sì. Per forza. Questo mi sembra che ce l'abbiamo. A cui affianchiamo questa specie di ratatouille. Ok. Che... Formato da... Cipolle, carote, zucchine, melanzane e peperoni. E peperoni, perfetto. Allora, questi sono gli ingredienti della ratatouille o sauté di verdure. Chiamiamole, che fa anche figo dire queste cose. Va bene. Per quanto riguarda il viaggio, invece, è la preparazione. Mentre prima stavamo accennando al tuo viaggio, cioè il fatto che tu hai fatto questo viaggio in Inghilterra. Sì. Come diceva anche quel film famoso. Anthony Hopkins. Non c'entra niente, però mi piaceva citarlo. E come è andato? Cioè, cosa? Questo viaggio. A Londra o? Intanto è nato in maniera strana. Perché intanto io butto qua, se no... Butta. È nato in maniera strana perché... Perché te ne sei andato dall'Italia, è la domanda, allora? No, dovevamo andare in America con la scuola a fare una cosa con pianoforte. Dove studiavi, al conservatorio? Sì, ho studiato al conservatorio. Allora c'era questa opportunità di andare a Miami a studiare un po', che però io prendevo come una grande vacanza. E partivamo con l'aereo. E invece per questioni c'era la guerra del Golfo, il tempo, certo. Per pericoli vari non si è partiti. Allora io... E invece in Miami siete andati in Inghilterra? No. Allora io ho rosicato tantissimo. E ho inforcato un manubrio. Ho detto mamma, me ne vo. Tra le lacrime. E dove sei andato? E sono partito, ho fatto la Francia, volevo andare a girare un po'. In bicicletta questo? Io sono andato moto. In bicicletta, vabbè, io l'ho fatto. Tu hai fatto un viaggio... Sono una robetta, guarda, ti dico. Cioè, sono partito con degli amici, sai, quelli che si mettono la divisa, vabbè. E niente, ci siamo messi sulla bicicletta, ma ci metti una settimana, no? Vabbè. Ma dove? In bicicletta per andare dove? A Parigi? A Parigi, da Torino a Parigi. Il tratto delle Alpi l'abbiamo... Tipo Aldo Rock. Sei un pazzo. Io ascoltavo Aldo Rock, no? Detto, c'è anche Lorenzo che ha fatto tutti i Pirenei. Beh, Lorenzo... Beh, lui è un professionista. A Patagonia. Cioè, poi è tutto dritto lì, a parte il massiccio centrale ci arrivi. Mentre tu un po' più pigro sei andato in moto. Esatto, un po' più civilizzato, purtroppo. E niente, ed è andata bene, nel senso che non hai fatto quantomeno fatica, questo è già positivo. Meno fatica, però un po' d'avventura l'ho vissuta, perché sono stato sempre in luoghi appartati con la tendina, intanto nei campeggi, qualche volta in ostello. È stata una bella esperienza, perché fatta da solo comunque ho imparato un po' di cose, sono stato con me stesso. Ti sei fatto compagnia, diciamo. Mi sono fatto compagnia. E hai anche imparato a cucinare, magari. Nonché anche a ispirarti, nel senso, musicalmente a... Adesso non è un mistero il fatto che Daisy sia comunque di ispirazione inglese, certo. Sì. Esatto. Sì, perché venendo dalla classica, ancora i rudimenti della leggera o del rock non mi erano chiari, devo dire. Però ti ha affascinato, diciamo. Mi ha affascinato l'Inghilterra soprattutto con i Beatles. I Beatles? Sì. Perché quando uno fa il couscous di verdure, il sottofondo ideale mentre fa il couscous di verdure è... Here come a black grooving slowly. E quindi, capito? Lasciamo suonare un po'. Love is neat. Got to be a joker e just do what it please. Bisogna andare sotto perché sennò vai. Si appiccica, perdonami. Perché queste sono pentole finte, diciamo. C'è la marina. Here come a
black tobacco, grooving us slowly, ega. Jojo eyeball is one, all a roller, ega. Air down below his knee. Got to be a joker, it just do what he please. Come together, yeah, right now. Over me. Eccola qua, bella lei. Sta venendo. Allora, quando fate... Dimmi. Ci vorrà un po'. Sì, infatti non abbiamo fretta, tanto abbiamo tutto il programma. Cioè, quando fate... questo è importante. Quando fate il soffritto di verdure per il couscous vegetariano, voi dovreste prendere o un Mao portatile, cioè ve lo mettete in casa perché e lui... Perché serve la musica per fare questo? Certo. No, ben. Fa sempre parte dei sapori, sostanzialmente. Per cui voi con il sottofondo Beatles lo farete molto meglio, questo famoso couscous di verdure. Ci vediamo tra poco su Kitchen. Ciao, ciao. Ciao. Cioè, sostanzialmente si soffrigge tutto, come stiamo facendo. Da un po' di tempo. È da un po' che stiamo facendo questo soffritto, ma guarda che fare un... Ma soffrigge. Un... com'è che si chiama? Un... com'è che lo chiami tu? Perché lo chiamo... Ratatouille. Ratatouille, ok. Fare un ratatouille di verdure non è una cosa è semplicissima. Cioè, è una cosa che ci vuole un po' di tempo. Ci vuole il suo tempo per fare la ratatouille di verdure. Dico certo. Bene. Certo. Ma per farla bene, come la faremo noi. Certo. Couscous vegetariano è la ricetta, me lo ricordo. Allora, no, a proposito di tempo. Vado quanto qua. Sei stato in vacanza invece a... Ma a Londra sono stato un mese con la moto. Ma non sono stato solo a Londra. Sono stato... Dov'è il guantone? Il guantone qua. Dove sei stato? Sono stato... Tutto, ho girato tutta l'Inghilterra con la moto, sì. Fermandomi nei vari paesini, pensando, leggendo, scrivendo. Quanto tempo? È stato un mese. Un mese? Un mese. Un mese di viaggio praticamente. Senza soldi, senza cibo. E l'inglese l'hai imparato? E l'inglese l'ho imparato così. Così? Ecco. E certo. Sei stato quindi, diciamo, nel come si chiama, lo Yorkshire, sai tutto quanto la zona delle campagne inglesi? Sì, poi sì, sono stato... E come mangiavi, va bene? No. La mangiavo un po' in ostello, un po' andavo nei supermercati e prendevo litri di yogurt e latte. E... A che età hai lasciato tipo casa, cioè a che età hai cominciato a farti da mangiare per esigenza, come dicevi tu? Saranno un paio d'anni. Un paio d'anni? Quindi ancora devo affinare. E hai imparato a fare questo perché te l'hanno spiegato sta settimana. Esatto. E poi? E poi so fare la pasta asciutta. La pasta asciutta, quella tipo al pomodoro, che okay. Le uova fritte, mi sembra. Esatto. Quelle in camicia. Il caffè latte. Il caffè latte, certo. Andiamo bene. E poi? Le minestrine Knorr. Le minestrine che. Amici, abbiamo fatto pubblicità di bella, nel senso che non è bella, però comunque va bene, insomma ci sono anche quelle. Però c'è una differenza enorme tra prendere una minestra già fatta e riscaldarsela e cucinarla. È un po' come fare un disco sostanzialmente, oppure fare per tutta la vita le canzoni di un altro. Esatto. E quando tu hai cominciato a studiare al conservatorio probabilmente... Facevo le canzoni di altri. Certo, perché imparavi. Poi però a un certo punto... Mi sono detto, no... Quindi dalla minestrina nella busta hai cominciato a fare le tue. A farmi il dado. Il dado, certo. Te lo sei fatto da solo. Esatto. E quindi io la girerei perché se no si attacca, non vorrei suggerirti. Però, cosa stai facendo? Ho parlato del conservatorio, stavo cercando di ricordarmi qualcosa di musica classica che so fare. Però forse meglio che non giochi proibiti stavi facendo, che piaceva giochi. Tanto al mio papà, volevo dirtelo. No, però no. Quelli in sottofondo. Ma no, perché... Anche a tuo papà. Certo. Ma no, perché mi sarebbe piaciuto fare una roba... Però poi non... Ah, no, dai. Perché sei stato anche in Inghilterra, cioè... Esatto. Mi sono ricordato tante cose di vita vissuta anche mia, cioè... Anch'io sono stato in Inghilterra. Certo. Non ho mai imparato l'inglese. Però, cioè... Però? Ti metti per strada e fai robe del genere, no? Tipo, quando vuoi fare proprio lo shanty in inglese. Vai. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me, caught beneath the landslide, in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me, caught beneath the landslide.
And a champagne supernova. Allora. Champagne supernova in the sky. Beh, e del resto, cioè, l'ispirazione inglese l'abbiamo già detto che c'è, nel senso che quel viaggio in Inghilterra a te un po' t'ha cambiato. Cioè, ti ha fatto diventare. Diciamo che paradossalmente, anche se in Inghilterra il cibo non è buono, tu sei passato proprio in Inghilterra da quello che studia, se non sbaglio, no? Sì. Che studia le canzoni degli altri, cioè prende la minestra nelle bustine, a quello che poi comincia a cucinarlo. Sì. E quindi hai fatto Daisy, immagino, no? Daisy è stata una delle prime canzoni che ho scritto. Sì. E beve. E bevo. Sì. Però un po' tutto l'album comunque si ispira molto a quel mondo. Certo. Al mondo forse più Britpop, perché comunque mi è piaciuto sin da quando è nato quel movimento, come certo. Sonorità. Poi loro rifacendosi comunque appunto alla radice dei Beatles. Sono i Beatles. Certo. Il fascino rimane per quello. Ho cercato per quanto possibile di metterci magari delle sperimentazioni, di lavorare con strumenti particolari, certo. Clavicembali, che certo. Se ne fanno anche un po'. Ho studiato l'oboe anche. Anche l'oboe, mannaggia. Lo sai, non mi piace il nome del. No, strumento ingrato. Certo, che? È perché si suona dentro un'ancia. Certo. Un'ancia di bambù. Sì, quella che vibra. Che ti spacca il labbro. Esatto. E non tiri fuori niente, capito? Soffi, ma non esce niente di buono. Vabbè, io mi fido di questo. È vero. Dov'è che hai fatto il video di Daisy? Vicino a Gatwick o a Heathrow? Daisy... Sono gli aerei che passano. A Heathrow la scena, sì, qualche scena d'aereo. Poi abbiamo girato tutto intorno alla città. Certo, dove sono i palazzi. Sì. L'insediamento urbano di questo decennio in Inghilterra. I palazzi sì. Della Sintra. Anche prima, magari, sono i primi esempi di cellette in cui si andavano a ficcare, diciamo, tutti gli uomini un po'. Che andavano poi a lavorare in banca, nelle famose banche inglesi, diciamo. Esatto. Cioè. Allora, questa è Daisy di Daniele Groff, che è ospite. Ed è fatto in Inghilterra, tra l'altro, per cui tutto torna, è buttato l'acqua nel soffritto. Segnatevi anche questo, a un certo punto. Questo è importantissimo. Mentre dite Daisy di Daniele Groff, che è una parola che dovreste dire mentre state facendo il couscous vegetariano, buttare l'acqua. Buttare proprio nel momento in cui dite Daisy. Così. Allora, secondo me, Andrea, adesso qua, con sta roba qua che si è creata, cioè, siamo davanti a due strade, cioè l'acqua certo. Bolle, no? Okay. Se tu vuoi diventare, come dire, anche sempre riferendosi all'Erasmus, puoi fare quello che fa il piatto un po' strano. Posso aggiungere? Essere... Vai. Fai couscous. Ma se no, se vuoi fare l'italiano, cioè, ci metti la pasta e fai la pasta. No, hai ragione. È però questo è il famoso fricandò, non vorrei dire perché. Cioè che va bene. Me l'ha insegnato un mio amico il fricandò. Noi vogliamo fare gli esotici. Però no, quando vuoi fare l'esotico, cioè, però se vuoi anche fare l'italiano, dici, guarda, vale, faccio una roba un è po' perfetta. Così mediterranea. Cioè, quindi oppure, questa è una base. Oppure se c'è uno a casa, diciamo, che è un po' tradizionalista, gli fai la pasta e gli altri si mangiano il couscous. Ma perché tu hai scelto il couscous, cioè che è un piatto marocchino? Che rapporto hai col Marocco? Mi viene da chiederti anche se è una domanda apparentemente idiota, anche fondamentalmente idiota. Cioè. Il Marocco mi suggerisce sole. Sole? Tu in vacanza, quando vai in vacanza, fai sti viaggi in moto oppure cioè vai anche tipo nelle isole? Cioè come ti ricordi? Con la moto, con la moto sono andato in Inghilterra, in Francia e basta. Però poi papà quando aveva la barca. Sì. Ah, papà aveva la barca, siediti amico. Ecco, aveva la barca papà. Che è una grande passione mia. Certo. Sì. Cioè tu vai barca a vela o barca motore? No, vela. Barca a vela? Sì. Come quelli, soldini, diciamo. questi Ci metti un po' di sale perché siamo un po' sciapo. Sì, un po' di... Hai assaggiato? No, c'è anche questo qui da mettere. Hai assaggiato? Sì, ho assaggiato, sì. Ma non gli avete messo, niente. Questo. Senti, allora tu vai nella barca a vela, no? Cioè, ti piace andare in barca a vela? Mi piace andare in barca Fai anche le cose in solitaria o... Non dico le traversate, però... Spero di poterle fare, però non ho ancora. No, non è che sia navigatore, ho stato molto con mio padre, sono andato in vacanza, ho fatto qualche regatina da piccolo, però. Tu sei di Treviso? Di Trento. Di Trento? Scusa. Sei di Trento e. Infatti. Però infatti è... Trento c'è proprio un mare. Certo, certo, che dici? No. No, però c'è il lago di Garda. C'è il lago, ah certo, è vero. Che il lago di Garda. Perché il lago poi, tra l'altro, psicologicamente, per uno che ha l'aspirazione del mare. È molto più forte perché uno, cioè, se uno è vicino al mare, magari al mare è talmente lì a portata di mano che neanche ne approfitta. Io sono nato a Ravenna, per cui c'è un po' c'è invece, vicino, esatto. Invece uno il lago è l'aspirazione del mare, che però non è il mare, quindi dice. C'è una psicologia incredibile. Sono dei romanzi anche, cioè, con la storia del lago. Che tu, poi il lago è anche sempre.
c'è sempre piatto, poi è chiuso, invece il mare, cioè tipo, sono le colonne d'Ercole che tu passi, capito? Esatto. Cioè, una volta che vai al mare. Dove, dove c'è la corrente, peraltro? Dove c'è la corrente, quindi. Non sarete in Gibilterra. Ma c'è una letteratura. Comunque, dietro, pazzesco. Intanto magari. Intanto aggiungi. Proviamo a fare questo. Ah, mi sembra una bella idea. Perché? Sei tu il cuoco qua, quindi vai. Allora, a un certo punto dice quale punto? Non lo so, a un certo punto. A un certo punto. Bisogna beh, io direi anche... quando vedi che la zucchina comincia a diventare un po'... Quando la zucchina fa no, così... un po' triste. Voi dovrete mettere anche il couscous dentro l'acqua, che non deve essere tantissima, cioè non dovete mettere proprio tantissima acqua esatto. dentro l'acqua. Un po' alla mettere... volta. Esatto. Poi va coperto però. E questo. La mettete non... Poi va coperto. Sì, non c'è problema, adesso ci mettiamo un piatto. Non è che mettete il couscous dentro la pentola che bolle, voi fate bollire l'acqua, ma poi l'acqua la mettete dentro il contenitore di vetro. Ancora. Dove c'è il couscous. È un po' come per stemperare sostanzialmente. Ancora. E lui... mentre noi facciamo questa operazione, questo anche voi a casa potreste farlo quando fate la ricetta, cioè, voi guardate Mansun, cioè fate così, voi state facendo bello la ricetta. Bello quello. E mentre fate la ricetta, l'idea è... a quelli che sono lì con voi. Voi andate di là a guardare Mansun. Proprio concettualmente dovreste. Ah, sì. Cioè, no, è proprio un atteggiamento psicologico che ti bello, permette di fare meglio il couscous vegetariano, credo di poter dire. Ma Mansun o Mansun come couscous o couscous? Couscous, certo. Couscous. Com'è? Non lo manco di fare. Ce l'hai messa? Ce l'ho messa, però dobbiamo coprire, dobbiamo coprire. Quindi! Cioè, fatto il fricandò, che è questo, che pure uno lo può chiamare come vuole, è questo coso di verdure, tu lo chiami? Io me lo ratatouille. Ratatouille di verdure. Sì, abbiamo detto che si mette il couscous qua. Dentro questo coso di vetro. Qua. Non lo mettiamo di vetro perché fa bello in televisione. Poi ci metti dell'acqua e il couscous si assorbe. Esatto, questo assorbe. È importante, questo concetto di assorbimento. Come quando uno fa il cantante. Esatto. È importante quello che dicevamo prima, però. Bello. Cioè, come passare da chi prende le bustine già fatte e chi fa la musica. Esatto. Però all'inizio devi assorbire. All'inizio devi assorbire. Chi sono i tuoi punti di riferimento, a parte i Beatles di cui abbiamo già parlato? Fatta la domanda, Ma diciamo la mia primissima. La mia primissima. No, mi fa ridere che ho fatto la domanda all'intervistatore in questo momento e da una parte che mi viene bene. Male. Però. No, la tua primissima, il tuo primissimo amore è? Venendo al conservatorio. Bach, no, vabbè. Bach? Sì, vabbè, ma non c'entra. No, vabbè, come non c'entra? Bach. Dillo. No, Bach è. Guarda, questa è bella. Ma mi fai qualcosa di Bach? La chitarra. Guarda, stavo scherzando. No, devo uscirne in qualche modo. Okay. Ma guarda, io Bach preferisco farlo soltanto col pianoforte. Qui non c'è un pianoforte. Ah, eccoci. È dialettica farlo. L'arma che hai usato. O clavicembalo. O clavicembalo. Ben temperato? È un po' più. Siete dei guinti, diciamo. Che è. E vabbè, Bach è uno dei tuoi punti di riferimento. Perché Bach, che è così matematico, rispetto a Beethoven invece che era molto più istintivo? Posso, ho sì, detto una cazzata? Hai ragione, hai ragione. L'ho letto. Beh, istintivo, momento, cioè anche Beethoven mica è arrivato lì. No, però si sa che Bach è quello che faceva la musica in modo matematico, no? Sì, forse sì, però il risultato è comunque geniale, quindi non lo so. No, va bene, io sono per la matematica, cioè, voglio dire, hanno mandato pure sulla Luna quella sonda. Sì, era con Glenn Gould che suonava... Esatto, c'erano i Pink Floyd, Chi c'era? E c'era Glenn Gould che faceva Bach, no? Sì. Ho detto bene? Sì. Esatto, però Glenn c'erano Gould. I Pink Floyd, Glenn, com'è? Glenn Gould. Glenn Gould. Glenn Gould. Glenn Gould. Faceva Bach. E quindi, uno sono i Pink Floyd e uno Bach. Cioè, perché queste due, secondo te, tipo domani i marziani trovano sta cassettina? Perché allora l'umanità, la razza umana ha deciso di farsi rappresentare da Bach e da... Beh, da Bach è comunque la base, secondo me, è un po' la base di tutta la musica. Sì. Pure del rock, anche se può sembrare così, un po' scontato dirlo, però è vero, cioè c'è dentro tutto, c'è la semplicità e c'è il genio. Certo. E Pink Floyd... Ti piacciono i Pink Floyd? Mi piacciono, sì. Però non impazzisci? No, non è che non impazzisca. No, proprio degli idoli fissi, quindi... Mi piacciono molto, li stimo molto, mi piacciono le sonorità, mi piace questa psichedelia, queste atmosfere. E invece adesso c'è... O tipo il diavolo e l'acqua santa, scusa. C'è un po'... No, o David Zerka, tu stai facendo back adesso. Non sì. Back, ma back. Sto facendo back. All right. Però beccato! Perché tu non, perché io gli ho chiesto di Bach, ci è rimasto male. Allora voleva far Bach, allora ha fatto Beck, questo come... La vuoi fare? On a highway, my day and a stay. Always to keep it all on my highway. Today,
Allora, abbiamo scoperto che ce ne vuole un po' di più. Non so se avete contato i mestoli che abbiamo messo nel couscous prima, però sappiate che ce ne vuole un po' di più rispetto a quello che abbiamo messo però, prima. Però, non so quanto di più, perché comincia a essere cottarello. Ah, ti sta dicendo fermati. Sta okay. Per essere scotto. È scotto? No, non è scotto, tanto a caso non lo diciamo. Allora, abbiate, fidatevi di noi. Noi mesciamo. Praticamente il couscous si fa così, cioè un attimo, è veramente una delle cose, non lo sapevo, l'ho imparato oggi come si fa il couscous. Però il mesciaggio è importante, mesciare, mesciare. Ci vuole il sale in couscous, no? Sì. Sì. Allora, nel giro di poco, praticamente pochi minuti, tipo il tempo di un video, noi metteremo questo fricandò di verdure dentro il couscous. Poi credo che si... Non voglio anticiparvi niente, ok? Deve voglio, essere una sorpresa. Voglio, esatto, voglio che voi aspettiate. Esatto. E a quel punto, quando avremo fatto tutti, potremmo finalmente dire, a parte buon appetito, perché, però che abbiamo ancora una volta cambiato la giornata di qualcuno. Perché il senso di questo programma è proprio cambiare la vita delle persone. Cioè, certo. Farle passare da persone che lavano i piatti a persone che... Che cucinano e mangiano. E questo è molto ambizioso come progetto, ve ne renderete conto. È per quello che il nostro punto di riferimento ideale è Vilma De Angeli in tutto questo. È lei. Cioè siamo quindi un po' come degli eroi della cucina. Bravo. Io volevo arrivare proprio lì. We could be heroes. Allora, Mao la fa qui dal vivo, voi guardate il video. Con tanto rispetto just per for Mao. One lunch. We could be heroes. Wallflowers, che l'ha rifatta anche loro oltre. Bella cosa. Via. Allora. Allora ci siamo, eh? Allora. C'è un dilemma. C'è un dilemma. Quale? Che mettiamo? Questo qui o questo? Guarda, qui? Non lo so, secondo me filosoficamente è la stessa cosa. Cioè, secondo me è giusto fare un po', Andrea. Senti, sono due contenitori, come... beh, metti un po' di couscous, cioè... Nel lato destro, esatto. Cioè. No, bello. Io sono sempre... Questo è un approccio italiano, non so i marocchini come lo fanno, perché essendo un piatto marocchino bisogna rispettare le origini, ma sì. E ancora una volta, in questo caso, essendo una ricetta già scritta, è ancora una volta come rifare una cosa scritta da un altro, ma a modo nostro. Esatto. Come hanno fatto i Wallflowers con Heroes, capito? E loro è arrivata la canzone di David Bowie a modo loro, per cui ci sta che la facciamo come ci pare a noi. E quindi decidi tu in quanto cuoco di questa ricetta, che è il couscous vegetariano, e che consiste nel saltato di verdure, appunto zucchine, allora, melanzane, peperoni, carote, eccetera, 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 e poi questo couscous che si fa in modo... Io reinterpreterei... La ricetta? Così. Vai. Buona è mano. È brutto? Vai, Dai, dai. Grandioso. Ecco, si butta il couscous, con questa delicatezza. Esatto. Con questo touche. Aspetta, forse questo deve andare troppo. Questo qui no, infatti, freghiamocene. E poi si mescola tutto con un po' d'olio, probabilmente, perché sì, sennò si impasta. Allora, si mette l'olio e intanto dovete avere in cucina un Daniele Grof che vi gira un mesciatore continuo, che è tutta no, è proprio un Daniele la puntata che non faccio essere, altro. Esatto, però è importante che... Se volete ve lo diamo a casa per corrispondenza. Mi volete? Eh? Mi volete per allora, fare questo? Lo giri e poi non lo so, se volete mettere tipo un po' di pepe, così, voi glielo potete mettere. Per esempio? Per esempio. No? Tu dimmi di no. Sale no, perché poi non si scherza mai col sale. No. Ecco. Quando fai dischi ti capita ogni tanto di esagerare. C'è un difetto che hai quando, per esempio... che ne so, componi e che capita di cioè io beh la primissima esperienza è il mio primo disco, quindi però già ho col senno già di un po' poi ok ecco. Sai che il prossimo disco lo faresti diversamente, questo è bello della vita, si esagera perché magari sulle però c'è anche il bello dell'entusiasmo della prima cosa che fai, quindi ci metti 20.000 idee, cioè, esatto, cioè, esatto, riempilo, quindi cioè non è che rinneghi, però magari si esagera, insomma, non è detto che l'esagerazione sia sempre negativa, poi tante no, volte può portare delle... Diciamo che l'esagerazione è giovane, quindi se siete giovani dovete fare questo piatto, quello del couscous vegetariano, abbondando negli ingredienti. Se invece siete, e quindi potete bello mettere anche più sale, se siete, diciamo, un po' anziani, no, anziani è una parola brutta, anziani, siamo vecchi che non se ne parla più, e potete tranquillamente, non lo so, un po' farla tipo Novel Cuisine, quindi metterne poco. Che stai a fare? Si può venire a concerto, che lasci tutto che suona, capito? Vieni a mangiare. Feedback. Ah, vieni a mangiare. Allora, tu prepara, metti nel piatto e voi assaggiate. Metti nel piatto e voi assaggiate, intanto io faccio vedere che poi questo lavoro del musicista non è così. Avete ancora assaggiato? Cioè, sono io il primo. Vai. Basta che tocchi, lo so, lo so, dai. È una bestia. Perché l'hai programmata? Certo. È bello.
Piatto un po' di pedalini. No, l'altro? Senti che roba. Dai, vai, assaggia. Si parlava di pizza. Chiudilo tu il programma, Daniele o Mao, insomma. Chiudiamolo noi. Chiudiamolo noi. Allora, il couscous è quasi pronto, no? Mo ci scottiamo. No. No, buono. Mo. Buono. Ho portato insieme a noi. Chi? Quest'oggi. Ospite del kitchen. Io. Daniele Groppo. Che. Ha tentato con molta collaborazione. Ci hai cucinato una roba che serve soprattutto quando bisogna fare bella figura anche se non si è dei grandi cuochi. Nel senso un po' quello, mi è sembrato di capire. Esatto. La figura si può fare. Noi consigliamo la base che sono questa roba di zucchine, come zucchine, melanzane, carote. Esatto. Ecco, questa base potete usarla, è double fase, cioè si può usare sia... Dai che ho finito il pezzo. No? Dai, avanti, no, è finito, è importante, ormai ho finito la mia... È la base double fase, cioè puoi usarla sia per la pasta che per il couscous. Ci tieni con questa cosa, come se non ti piacesse. Per figuro, no, perché... Dai, allora, si fa questa base, couscous e via, ok? Couscous e via, oggi abbiamo scelto il couscous, domani chissà. Ci salutiamo. Andrea continua a suonare, io presento. E quando fate il couscous ricordatevi che mentre gli altri lo assaggiano voi dovreste stare su una chitarra a fare esattamente quello che sto facendo io. Kitchen ritorna domani dalle 10:30 alle 11:30, adesso ci sono i Pearl Jam che io suono qua dal vivo, perché però voi potete tranquillamente guardare il video, cioè voi, io qua lo suono ma voi dai, voi guardate il video, dai. Ciao, grazie Daniele. Ciao. 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 Ciao.